Pianeta Beach. La tua sabbia tutto l'anno in via Gorra a Piacenza. Il beach volley si gioca da Pianeta Beach, la prima struttura coperta. 4 campi con sabbia riscaldata, spogliatoi dedicati e la possibilità di allenarsi con l'olimpionica Paola Croce. Pianeta Beach, il centro perfetto per sentirsi in vacanza anche in città. Scopri la sabbia più divertente che ci sia. Paola, ben arrivata su Radio Sound. Allora, dall'alto della tua esperienza, di queste partite ne hai giocate tante, ecco, la partita di ieri dove l'ha vinta secondo te la Gassels? Allora, l'ha vinta sicuramente nell'approccio, che è stato veramente super concentrato, un atteggiamento che non mi aspettavo onestamente, perché sapevo che era una partita super difficile. E giocare contro un avversario che fa 33 partite senza mai perderne è sicuramente molto difficile approcciare la partita. Invece devo dire che l'allenatore Botti deve averla preparata veramente bene, l'atteggiamento dei ragazzi è stato veramente super, e poi l'hanno vinta soprattutto nel secondo set, quando hanno veramente spinto l'acceleratore. Anche le persone che sono entrate dalla panchina hanno dato un grande contributo, e questo secondo me ha dato molto molto come dire morale alla squadra, il capire che si poteva fare finalmente. Ecco, guardando adesso a fra 40 minuti, come diceva giustamente Crosali prima da studio, oggi un Piacenza-Trento con nel calcio stiamo perdendo 1-0, la finale del volley è Piacenza-Trento, ecco, per vincere questa partita che Gassels deve essere? Allora, io spero che abbiano metabolizzato la vittoria di ieri, ma non troppo, nel senso che bisognerà veramente ripartire da lì e farlo sicuramente con un atteggiamento concentratissimo come quello di ieri, perché le partite dentro fuori si giocano veramente sui nervi, e quindi bisognerà mantenere quella stessa concentrazione. Ma sono sicura, ho sentito tante interviste anche post partita ieri, anche quella di Simone, in cui i ragazzi sono assolutamente super concentrati, e se riusciranno a mantenere quell'atteggiamento sarà buono. Insomma, adesso poi non si può ovviamente dire che cosa accadrà, però ripartire da quello sicuramente. Quindi il pericolo numero uno, Paolo, potrebbe essere quello che una volta, avendo battuto la squadra invincibile fino a ieri, si possa pensare che oggi è più facile. Sarebbe un grande errore, vero? Sarebbe un errore enorme, ma penso proprio che invece abbia dato una grandissima consapevolezza alla vittoria di ieri, e quindi credo che l'atteggiamento sarà di partire da quello. Sono sicura che i ragazzi abbiano spento tutti i social, non abbiano guardato niente, si siano chiusi nelle loro camere a pensare, a concentrarsi sulla partita di oggi, che sarà l'obiettivo fondamentale. Ne approfittiamo di te perché comunque sei ormai a Piacenza da tanti anni, hai giocato a Piacenza, sei stata dirigente, qui veniamo a parlare un po' del micromondo piacentino, soprattutto del volley femminile, che una volta era arrivato ad avere una squadra in A1 e una squadra in A2, adesso siamo a 3 squadre in B2. Ecco, secondo te è questo il vero potenziale del nostro volley? Io direi proprio di no, lo abbiamo visto nel corso di quest'ultimo decennio. A me dispiace moltissimo, onestamente, che non ci sia più una squadra di pallavolo in Serie A femminile. Penso perché è una città dove la pallavolo fa parte veramente del tessuto sociale. Tutti giocano a pallavolo, tutti hanno una grande voglia. Abbiamo tante squadre, oltre a quelle in B2, anche in serie minori, e quindi è un vero peccato che la città non abbia una società in Serie A, e spero che sia solamente un momento, insomma. A proposito di volley piacentino, sei parte integrata del progetto Pianeta Beach, che presenta per la prima volta sul territorio, ma insomma anche a livello nazionale è un unicum, 4 campi da beach volley coperti e riscaldati, una possibilità di utilizzo 365 giorni di uno sport solitamente estivo. Ma com'è nata questa idea? Allora, l'idea è nata 2 anni fa, quando mi contattarono questi 2 ragazzi che sono attualmente i gestori di Pianeta Padel e di Pianeta Beach, Andrea e Matteo, e mi chiesero appunto di collaborare con loro, di entrare a far parte di questo progetto, di dedicarmi a coordinare tutto ciò che avrebbe riguardato appunto il beach volley. E onestamente, visto che è stato sempre una mia grande passione fin quando, insomma, avevo 15-16 anni, a Roma giocavo tantissimo a beach volley,
mi è parso veramente una grande occasione per me per ritornare nello sport, e quindi mi sto dedicando a questo e cerco di coinvolgere più persone possibile per farle venire nel nostro centro, e mi sono dedicata anche all'insegnamento perché alleno anche io personalmente, quindi spero che questa sia quel di più che possa aiutare la struttura appunto a crescere. Qual è l'utente tipo del beach volley al coperto a Piacenza? No, non c'è assolutamente un utente tipo, anzi noi invitiamo veramente tutti a venire a provare questo sport che è super divertente, assolutamente non c'è bisogno di nessun requisito iniziale, c'è soltanto voglia di divertirsi e di mettersi un po' in gioco e soprattutto poterlo fare mettendo i piedi sulla sabbia calda anche durante l'inverno, insomma dà l'idea di un'estate che non finisce, anche se insomma a Piacenza le temperature non sono appunto così calde, ecco. Senti, un'ultima battuta, questo è un uso ovviamente molto personale della radio, ma anche le schiappe come sottoscritto possono imparare a giocare a beach volley? Ma ovviamente sì, Andrea, tu sei il prototipo ideale del giocatore di pallavolo. No, a parte gli scherzi, assolutamente sì. Anzi, noi abbiamo anche pensato di fare delle convenzioni anche con le squadre di pallavolo della provincia, anche dei dilettanti, ecco, proprio per cercare di coinvolgere il più possibile le persone e farle venire nella nostra struttura. Quindi, Andrea, ti aspetto.